Siamo a Viareggio, nella parte più interna del porto, dove il comitato delle rappresentanze sindacali unitarie, FIOM, Fillea, CGL, i lavoratori e le lavoratrici della Darsena sono scesi in piazza a difesa dell'articolo 18, che è ritenuto un diritto di civiltà, un principio fondamentale. Loro difendono il lavoro, ma soprattutto la democrazia nei luoghi di lavoro. I lavoratori e le lavoratrici della cantieristica navale e degli appalti scioperano per 3 ore contro la precarietà, il taglio degli ammortizzatori sociali, la rottamazione dell'articolo 18 e lo fanno al grido di la crisi la deve pagare chi l'ha causata. Il motivo per cui stamattina siamo appunto in piazza a scioperare è per dire appunto che ci sono altri soggetti in questo paese che dovrebbero contribuire al superamento della crisi e quindi non scaricarla direttamente sempre sulle spalle dei lavoratori e dei pensionati. Questo in poche parole il significato della protesta di oggi, ma qual è la condizione, la situazione della nautica? Quali sono le ragioni delle centinaia di lavoratori e lavoratrici della nautica? In Darsena si sta rasentando il dramma sociale. Da 4 anni a questa parte stiamo sopportando una crisi che non fa sconti, che sta mietendo licenziamenti, ricorsi alla cassa integrazione senza precedenti. Dei 6.000 addetti certificati che operavano ad Darsena nei tempi d'oro, oggi sono circa 2.500-3.000 i lavoratori che possono continuare a lavorare alternandolo appunto a periodi di sospensione. E siamo molto preoccupati dall'azione promossa da questo governo perché, non avendo ancora chiaro il percorso per quanto attiene gli ammortizzatori sociali, il rischio appunto è che non avere più nemmeno un paracadute per questi lavoratori per governare e superare la crisi rischia appunto di creare un ulteriore dramma nei confronti di queste persone e per le loro famiglie. Il 9 di marzo una grande manifestazione FIOM-CGL, di nuovo insieme, uniti per questo fronte importante. Sì, il 9 di marzo come lo sono stati anche altri appuntamenti, di fatto è un anno che la FIOM-CGL in qualche modo sta portando avanti la battaglia alla difesa delle tutele e dei diritti e soprattutto stamani mattina è apprezzato il fatto che anche altre sigle sindacali siano scese in piazza. Questa è una condizione alla quale bisogna guardare con attenzione per recuperare quel rapporto unitario atto a superare innanzitutto gli accordi separati, quindi ricostituire una condizione di tutela sul contratto nazionale di lavoro in cui tutte le sigle sindacali, soprattutto quelle più rappresentative, come le categorie che rappresento, abbia il titolo di sedersi al tavolo e di poter negoziare nell'interesse dei lavoratori che rappresenta. E inoltre appunto per contrastare l'azione di questo governo che non sembra non fermarsi alla minaccia appunto di modificare e togliere l'articolo 18 e quindi creare un'ulteriore condizione di inferiorità nei confronti dei lavoratori rispetto al rapporto che hanno con le imprese. Anche FIM CISL oggi protesta qui in Darsena. Assolutamente sì, per l'articolo 18, per il mancato reintegro previsto in caso di crisi economica. Purtroppo la crisi economica la sappiamo, la conosciamo, la viviamo, però non vorremmo che fosse poi un aggancio per poter cominciare a licenziare indiscriminatamente i lavoratori, insomma, questa è la cosa. Quindi anche Bonanni ha fatto un piccolo passo indietro? Un piccolo passo indietro su questo, perché non è un passo indietro, è un ripensare diversamente quello che è le modalità di crisi economica, cioè nella crisi economica c'entra tutto, quindi uno potrebbe arrivare a fare cose che non sono previste nel caso di discriminazione o di altre cose previste dall'articolo 18. Non vorremmo che smantellassero questo, insomma. Prima una inaccettabile riforma sulle pensioni, poi ancora un'inaccettabile riforma sull'articolo 18 e anche il blocco dei lavori, diciamo, sul mercato del lavoro. Sì, ha detto bene, le due cose poi sono strettamente collegate, perché questa riforma dell'articolo 18 rischia di porre fuori dal lavoro tante persone che soprattutto dopo i 50 anni avranno anche il problema dell'allungamento dell'età della pensione.
quindi si rischia di ritrovarsi con una disoccupazione crescente, non solo quella giovanile, di cui abbiamo già in questi giorni, cioè in questi ultimi tempi, visto i risultati, con una disoccupazione giovanile che ha superato il 30%, ma anche un problema sociale molto più grosso, che sarà l'allontanamento dal lavoro di persone ultra cinquantenni che dovranno fare i conti con la perdita del lavoro e con un pensionamento che si allontana sempre di più. Le sigle sindacali più importanti, come vedi il futuro su questo fronte? Come vedo il futuro su questo fronte? Intanto prendo positivamente che oggi a questa iniziativa hanno risposto tutte le sigle sindacali che operano nella Darsena. Abbiamo qui presente anche la CISL e la UIL, e questo ci deve far riflettere, deve far riflettere soprattutto i vertici nazionali su una posizione della base che è schierata e che è schierata a difesa dell'articolo 18. Non serve flessibilizzare l'uscita dal mondo del lavoro, serve incrementare i posti di lavoro per i giovani, le assunzioni, gli investimenti. In passato si sono fatti con l'articolo 18 e si possono continuare a fare con gli strumenti necessari di tutela per i lavoratori e le lavoratrici.